27 febbraio. Per voi che temete il mio nome si leverà il sole della giustizia e la guarigione sarà nelle sue ali. Malachia 4:2. Lui, ed io. In un tardo pomeriggio, mentre passeggiavo lungo la riva di un lago, mi chiedevo perché erravo così solo nella vita. La tinta madre perlacea dell'acqua si stendeva fino ai piedi delle scure montagne annebbiate dal controluce. Ma quella scena così naturale rendeva solo più amara la mia disperazione. Dove stavo dunque andando? Perché ero in vita? A cosa serviva quel bel paesaggio, se non riusciva a calmare la tristezza del mio cuore? Poi vidi il sole come un disco di fuoco vicino alle montagne. Un immenso raggio rosa scorreva sull'acqua calma. Io ero lì fermo e osservavo. Quel raggio giungeva a me da così lontano. E mi toccava. Feci alcuni passi a sinistra. E mi seguì, andai un po' a destra. Mi seguì pure. Un effetto ottico? Può darsi. Ma poteva anche essere una rivelazione del grande Creatore l'Altissimo, che è pari al fuoco consumante, ma che in Cristo si è velato d'umanità per farsi conoscere a me, a noi. Il suo amore è come un raggio, quasi un incredibile miracolo che può attraversare gli abissi del nostro peccato e dell'orgoglio. Lasciati toccare, non sottrarti a tanto amore. Riconosci che in questo momento Egli ti è vicino. La sua luce ti apre una nuova speranza di vita che non sarà mai più solitaria. Scrivici su WhatsApp per ricevere le meditazioni giornaliere ed altro.